Dottor Ivan Guarducci, presidente della cooperativa La Prateria, quindi tra poco inizieranno i campi estivi per i giovani disabili. Vuol parlarci di questa iniziativa? Voi siete stati i pionieri di questo tipo di campo. Sì, abbiamo iniziato nel 99 col primo campo sperimentale, poi dal 2000 in avanti, praticamente per 18 anni abbiamo tenuto in prateria il campo Italia Giovani Disabili, che è un'iniziativa lionistica del Lions Italia, quindi a livello nazionale, finanziata dal Lions nazionale, che consente di ospitare in prateria per circa 2 settimane, in effetti per 14 giorni, 20 ragazzi disabili con i loro accompagnatori, tutor, familiari, e grazie al supporto poi di 20, almeno una ventina di ragazzi Leo, di giovanissimi, che si occupano di tutti gli aspetti anche di tipo organizzativo, facciamo questo programma intensissimo, che è un programma che li coinvolge giorno per giorno, facendoli vivere un'esperienza assolutamente originaria, assolutamente unica. Quindi arriveranno giovani da tutta Italia, immagino. Arrivano da tutta Europa. Il prossimo campo, che comincerà il 2 di luglio, ci saranno 4 ragazzi che vengono dalla Spagna, 2 che vengono dalla Svezia, un paio che vengono dalla Turchia o comunque dall'Armenia, e quindi poi altri ragazzi che vengono da tutta Italia. E In quindi tutto avete già un'idea di quanti saranno questi ragazzi che sono giungeranno? 20 ragazzi con i loro Sì. 20 accompagnatori, quindi sono 40 persone che noi ospitiamo. Il punto di ospitalità è l'Hotel Corona di Domodossola, e con gli altri, ripeto, 20 ragazzi Leo, che 20 giovani che faranno da supporto tecnico, diciamo così, a tutte le escursioni, a tutte le visite, a tutte le manifestazioni, a tutte le serate che passeremo con loro, in prateria e fuori prateria, nel territorio della provincia di Verbano Cusio-Ossola, e con loro faremo appunto questo campo disabili, che sarà un campo ancora una volta di eccezionale risultato dal punto di vista soprattutto solidale, dal punto di vista etico, umanitario. Grande amicizia, grande senso dell'ospitalità e dell'uguaglianza. Vi state preparando anche dal punto di vista logistico con qualche novità quest'anno? Logistico, sì, la prateria è già di per sé una zona che dal punto di vista logistico offre molto. Abbiamo un centro ippico, abbiamo delle strutture che possono fare attività sportiva anche per i disabili, abbiamo l'agriturismo, abbiamo quest'anno la possibilità di fare, oltre all'ipoterapia e all'equitazione per disabili, anche l'ortoterapia, e accompagnare questi ragazzi anche in esperienze tipo la produzione dei nostri prodotti, marmellate e sottaceti. Quindi li coinvolgeremo in tutto questo, anche nella parte che è nostra istituzionale, quella di essere un'azienda agricola, ma soprattutto poi stiamo pensando a realizzare un sistema di accoglienza all'interno della prateria che si chiamerà Lions Village, perché contavamo di farlo con questo campo. Probabilmente per problemi di tipo burocratico dovremo ritardare, ma faremo un villaggio con delle case mobili, alcune dedicate ai disabili intellettivi, altre addirittura ai disabili fisici, cioè con possibilità di essere occupate anche da ragazzi in carrozzella, e che sarà la novità di quest'anno abbinata al campo Italia Giovani Disabili. Abbiamo già alcune 2 case mobili da posizionare, ma già in prateria. La prossima arriverà entro la fine del mese, e sarà una che è stata costruita proprio appositamente per i disabili fisici, quindi con la possibilità appunto di accesso e di occupazione di tutti i locali, anche nei soggetti in carrozzella. Sono gratuiti questi campi per i disabili? Assolutamente gratuiti, non tutto è finanziato dal Lions International, dal Lions Italia, quindi
quindi loro assolutamente devono arrivare qui. L'unico costo che hanno è quello di arrivare a Domodossola, dopodiché il resto è tutto assolutamente gratuito. Ecco, e da parte di questi giovani c'è la voglia appunto di partecipare, oppure magari avete riscontrato qualcuno un po' di paura, di diffidenza magari? Paura e diffidenza, cioè la sorpresa è il primo giorno. Si trovano in un ambiente con un programma che ancora non conoscono. Il secondo giorno già li facciamo andare sulle macchine del rally, è la giornata del rally, e quindi entreranno in queste macchine con i piloti del rally e avranno un'esperienza, diciamo, unica, che non hanno mai fatto, come quella della giornata del volo, che sarà il 10 di luglio, in cui li porteremo con gli elicotteri dottor Caccini, che guida l'elicottero, che li porterà a fare un'esperienza di volo. Ma il giorno successivo saremo a Arona sulle barche della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, in altri momenti saremo alla Cascata del Toce alle Terme di Premia per fare un'esperienza anche di tipo, come si può dire, tipo riabilitativo in acqua, così come saremo un giorno alla canottieri di Omegna, dove andranno sulle canoe insieme ai nostri canoisti professionisti per provare anche l'ebbrezza di un'esperienza di navigazione in acqua sulle barche da competizione. Quindi sono tutti momenti, uno più entusiasmante dell'altro, ai quali normalmente, ma lo dico, diciamo, per l'esperienza che per noi ormai è ventennale, la risposta è sempre entusiastica.